L'avvocato amava molto Schumacher. Amava Schumacher e lo chiamava il caro, caro in senso di economico per quello che ci costava Schumacher, e veniva spesso alle prove, parlava, lo chiamava ogni tanto dopo le gare, c'era un bellissimo rapporto. E io all'avvocato e a Schumacher leggo, mi dà l'altro più bel giorno della mia vita professionale dopo Monza 75. Qui stiamo parlando dell'ottobre del 2000, quando vinciamo a Suzuka il campionato del mondo piloti dopo 21 anni dall'ultimo mondiale della Ferrari, che era quello del 79. L'avvocato mi chiama al telefono due giri prima della fine, cosa che faceva spesso, dico: avvocato, abbia pazienza, così io. E per la prima volta lo sentì piangere al telefono quando a due giri dalla fine la Ferrari stava vincendo dopo 21 anni il mondiale, ed era una grande anche vittoria tecnologica, sportiva, umana, italiana, e lo sentì veramente molto molto commosso.